come si capite come ero fatto. Buonasera, siamo immersi nell'azzurro di Francavilla al mare per godere degli ultimi scampoli di sole estivo e per presentarvi il meglio di Opinion Leaders. Opinion Leaders è una trasmissione che per tutta l'estate ci ha portati nei paesi d'Abruzzo, permettendoci di ascoltare le opinioni di tante persone simpatiche, di gente comune che si è prestata volentieri al nostro gioco. Abbiamo commentato insieme, abbiamo scherzato su notizie curiose che ci venivano proposte dai giornali. Abbiamo scoperto tanti personaggi simpatici, anche comici naturali, e insieme abbiamo riso, abbiamo scherzato. Il nostro ciclo di trasmissioni si è concluso la scorsa settimana ed ora vogliamo riproporvi il meglio di Opinion Leaders. Lo faremo in due puntate, durante le quali ascolteremo le battute più simpatiche ed anche i commenti degli opinionisti VIP che di volta in volta abbiamo ascoltato, personaggi molto noti al pubblico. In questo viaggio avremo un compagno eccezionale, l'attore e regista Michele Placido, amatissimo dal pubblico, incontrato proprio qui a Francavilla al Mare. A lui abbiamo sottoposto tutti gli argomenti sui quali vi siete pronunciati voi nelle scorse settimane in vari paesi d'Abruzzo. E con Michele Placido iniziamo a percorrere a ritroso l'avventura 2011 di Opinion Leaders. Nella prima puntata abbiamo chiesto a voi opinionisti da strada cosa ne pensavate della teoria di uno scienziato russo il quale recentemente ha annunciato che tra 30 anni sbarcheranno sul nostro pianeta gli alieni. C'è una vecchia storia, no? Non credo che gli alieni, appunto, secondo me non è impossibile che avvenga questo, se vogliamo fare un ragionamento un po' serio. Poi le battute ci possono stare tutte, voglio dire, magari si può anche dire gli alieni sono fra di noi. Allora Placido ha detto che gli alieni sono fra di noi. Gli alieni non esiste proprio una possibilità matematica che ci sia un ravvicinamento fra altri pianeti rispetto al nostro, ci vogliono milioni di anni luce, per cui forse fra 30 milioni di anni luce è probabile, se saremo ancora vivi, che arriveranno gli alieni anche da noi. E dopo l'opinione di Michele Placido, quella dell'ospite VIP della prima puntata di Opinion Leaders, il caparettista Marco Papa, e naturalmente quella di tutti voi impareggiabili opinionisti. Come li immagini gli extraterrestri? Buone, abbondanti e con le curve al posto giusto, magari fossero così, nel senso che uno se l'aspetta sempre, voglio dire, di gran pezzatura, poi a fine che sono degli sgorbi realmente, come ce li dipingono, speriamo di no. E gli uomini? Ci sono anche gli uomini. Gli ominidi. Gli ominidi, purtroppo ci sono anche gli ominidi. Quelli li immagino brutti, cioè nel senso che c'hanno le sventole. C'hanno le sventole loro, voglio dire, quindi. Che ne penso? Speriamo di sì, che porta con una vendata di nuovo. Gli alieni. Che sarebbe? Siamo tutti gufi qua da noi, ma ce ne vengono ancora, basta così. Che bello. Mi sta a fare l'intervista. Claro. Che vuoi dire? La scienza cammina, tutto può essere. Quindi lei ci crede che esistano? Che ci deve essere qualcosa ci crede, però la realtà, il mondo è cambiato troppo. Se venisse un UFO che cosa gli direbbe? A chi è? Cosa direbbe un UFO se lo incontrasse oggi? Che non mi facesse spaventare. Noi già stiamo. Non ci stiamo più noi, no? Non è detto perché? Tra 20 anni. Lei quanti anni ha? 75. Complimenti, può esserci tra 20 anni. Ma questo. E lei? Questo è sicuro che. Che cosa? Lei che ne pensa? Ci crede che verranno gli alieni tra 20 anni? Io penso niente, io penso solo alla morte. È un po' presto. È presto, ma quasi sta alla vicina. No. Lei quanti anni ha? 9. 9? 9-0. Complimenti, complimenti. Ma se lei oggi incontrasse un alieno, che cosa gli direbbe?
Ma non ti capisci perché l'olandese non se ne andate, no? Ma che problema? Falla arrivare, quando arrivi di tutto qua, dai cinesi, di cosa arrivi pure agli alieni? Vedi che arriva, questo è il problema. Io non ci credo. Non credo agli alieni. Questa cosa, la fine del mondo, tutte stupidaggini. Si inventano le cose, li dica, li spara e finisce là. Per me, comunque se arriva ben venga, dai, falla arrivare, ci fa compagnia. Secondo uno scienziato russo arrivano gli alieni sulla Terra. Per conoscerci. Io penso che arriva prima. Perché prima? Arriva perché il mondo si finisce prima. Ma mica loro arrivano quando finisce il mondo. Vabbè, d'accordo, però diciamo la trasparenza è una cosa buona. Quindi secondo loro, secondo lei sono sinonimo di trasparenza gli alieni? Sì. Allora, lei crede quindi che il mondo finisca? Sì, qualcosa succede. Nel 2012, come dicono? Il momento non si sa. Può essere 2012, può 2050, non si sa. Quindi la profezia dei Maya che dice che nel 2012 il mondo finisce, lei un pochino ci crede? Sì, perché nella trasparenza delle cose stiamo andando troppo male. Che cosa vuol dire questo, secondo lei? Su tutto, se non si riesce più a pagare bollette, non si riesce più tra gli incassi e le spese, è una cosa diversa. Quindi la crisi economica che porta alla distruzione del mondo? Sì. Una teoria un po' forte questa. In Cina, come ha fatto altri paesi, che succede, come ha fatto in Grecia, come ha fatto altre, le banche fa tutte rotte, ma noi ce la prendiamo. Però da qui a finire il mondo. Ma arriverà qualcosa. La gente si muore di fame e finisce la festa. Quindi lei dice la crisi economica in poco tempo, in quanto tempo secondo lei si arriva a questo? Fra un paio d'anni. Se porta questa passo qua, fra un paio d'anni. A posto. Tutto il mondo finisce? No, il mondo, l'Italia finisce. Perché la gente non arriva a pagare lo stipendio, non c'è lavoro, non c'è. No, che dicono non ha voglia di lavorare. Io ho voglia di lavorare, non c'è lavoro. Vai una parte e dici, fai la domanda e la metti dentro il cassetto. E dopo, se non gli serve. Non c'è lavoro, non c'è sviluppo, questo è tutto. E finisce. Se io domani mattina non c'ho per comprare per mangiare, che devo fare? Devi rubare. Questo è tutto. E tutto questo agli alieni che cosa c'entrano? A quelli falli venire che stiamo insieme. Possono dare un aiuto? Sì. Così ci aiuta a morirci insieme. Se un alieno la invitassi a fare un giro sull'astronave, lei ci andrebbe? Sì, volentieri. Lei ci andrebbe a fare un giro sull'astronave? Mi piace, non uscite mai. La scienza ce li mostra come strane persone, brutte, lunghe, penso quasi siano meglio di noi, specialmente le donne. Non possono venire un po' prima. In una fattoria nel deserto atterra un'astronave con i due astronavi, no? I due contadini li accettano con amicizia, piacere, presentano e li invitano a mangiare e a dormire la sera, no? E mentre mangiano, la moglie, la Maria, si chiama Maria, la dice, Juan, domandi che gli alieni se a fare l'amore fanno anche loro come facciamo noi. Allora questo glielo chiede, fa sì, anche noi come voi uguale. Noi vediamo dall'alto, vediamo voi, facciamo con noi uguale. Allora stanotte dormiamo assieme, però facciamo una cosa. L'alieno va con la Maria e invece il marito della Maria va con l'aliena, no? E così fanno. La Maria va in camera con l'alieno. L'alieno si sposa, si spoglia e la Maria vede. E lei dice, ma voi alieni? Noi invece me giuano, le pisei. Allora questo qua dice, nessun problema. Tu tirare orecchio destro,
vedrai che questa tira orecchio destro. Pim, 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 pim. Basta, va bene così, buono. Ma però non si potrebbe. Sì, sì, tirare orecchio sinistro, le dice. E questa, tan, tan, tan. Bene, va bene. Sotto ne han fatte di cotte e di crude, no? Al mattino quelli là partono, ciao, ciao, addio, si salutano. Allora Giovanni dice alla Maria, Maria, me le nada. E guarda, ho passato una notte, guarda, una notte così non l'ho mai passata, Giovanni, non offenderti, ma da loro con te, guarda, è una cosa. Invece tu, parla più il fa. A chi di un reci sì, come su un trafero, ma guarda, l'ho cominciato a tirarmi un reci, a chi di un reci così sì. Siete benvenuti anche loro, quindi l'Italia accoglie tutti, accoglieremo anche gli alieni. Sono niente, tutto a posto. E ora ci andiamo a casa. C'è quella della televisione, guardate 8, veramente, Marce. A Colonia Paese. Vengono gli eleni perché vogliono conoscerci. E quando arrivano farà 20 anni. Non è una mutta, andando però. Si può. Speriamo? Io ci vorrei stare, speriamo. Che cosa si aspetta di vedere da questa ondata di alieni? Gente nuova. Speriamo che... Che portino un po' di novità. Gli alieni dovrebbero portare la tecnologia, quindi... Tecnologia avanzata da dove vengono loro. Da? Dove? Vengono da un altro pianeta, non si sa... Che quale pianeta? Non lo so. Marte, da Saturno, da Nettuno. Io per me qualcosa esiste, sì. Che cosa glielo fa pensare? Tutti questi movimenti strani che si vedono, tutte queste, diciamo, anche l'atmosfera che sta cambiando, parliamo, diciamo, una cosa seria, ma qualcosa secondo me dovrebbe esistere sopra di noi. Anche perché sta cambiando tutte le stagioni, sta cambiando l'atmosfera, il clima, l'inquinamento, tutte queste... Tutta una cosa che dovrebbe, qualcosa ci sta. Davvero esilaranti i nostri amici incontrati a Colonia Paesi a Giulianova nella prima puntata di Opinion Leaders. E per la seconda puntata ci siamo spostati a Miglianico, dove abbiamo raccolto le vostre opinioni su un'altra curiosa notizia. Una coppia in crisi matrimoniale si è rivolta a New York ad un consulente matrimoniale, il quale ha consigliato al marito di trovarsi un amante per ritrovare la vitalità e la fiducia in se stesso. L'uomo ha accettato di buon grado il consiglio e ha tradito la moglie, la quale, imbufalita, ha chiesto il divorzio e ha denunciato il consulente matrimoniale. Ascoltiamo cosa ne pensa il nostro illustre opinionista Michele Placido. Bello, ma questo avviene, insomma, avviene, è avvenuto. E è vero che, diciamo, i tradimenti da parte di uno dei due possono, in la maggior parte dei casi, diciamo... possono essere positivi, quelli negativi poi purtroppo li leggiamo sulle pagine dei giornali, cioè tradimento equivale a assassinio del coniuge.